con Gianni Rotice, già sindaco della città di Manfredonia negli anni che vanno dal 2021 al 2023. Oggi possiamo parlare di alcune delle ultime vicissitudini che sono passate anche attraverso i commissari e comunque che riguardano anche la città che verrà. Innanzitutto la questione dell'affidamento della commissaria Grandolfo dell'illuminazione pubblica a Edison e un affidamento che in realtà è la prosecuzione di qualcosa che avete cominciato voi come amministrazione Rotice. Sì, effettivamente noi ci siamo ritrovati un provvedimento adottato dai commissari, quelli precedenti, sono stati fino al 2021, dove veniva proposta un'attività di partenariato pubblico-privato, cioè una proposta di partenariato pubblico-privato sulla gestione dell'impianto di illuminazione per il comune di Manfredonia, di una società appunto ENGIE. Prevedeva un piano con un investimento che impegnava il comune di Manfredonia per 20 anni per un totale di quasi 40 milioni a fronte di sostituzione e manutenzione di quelli che sono tutti gli impianti della pubblica illuminazione. È logico che noi siamo subentrati, o meglio, noi siamo entrati con il mio mandato in un comune, non dimentichiamo, che veniva da una fase di scioglimento per mafia, per dissesto finanziario che poi viene tradotto in riequilibrio finanziario per cui i conti non essere tenuti in ordine ma anche fare delle attività. E pertanto con allora diciamo maggioranza, quindi con i consiglieri comunali, con tutti quelli che erano i consulenti che avevamo, abbiamo affrontato il tema guardando questo progetto dall'interno, o meglio valutando quelli che erano i costi e benefici per un'amministrazione. Logico che io non entro in merito né alle questioni aziendali né ad altre questioni, perché lo dice un imprenditore oltretutto, ma al procedimento. Il procedimento aveva, diciamo, alcuni punti di criticità perché uno, non venivano considerate alcune aree della città di Manfredonia, che erano le aree di espansione, Quindi la zona dei come comparti, la Riviera comparte da Sud. Riviera. Poi comunque era un impegno oneroso, 20 anni per il Comune di Manfredonia, sapendo, come ho detto spesso, che non dimentichiamo che il piano di riequilibrio del Comune di Manfredonia finirà nel 2027-2028 con 2 milioni e mezzo per anno più 600 mila euro fino al 2047. È logico che bisogna guardare bene anche quelli che sono i conti e l'equilibrio economico. E su questo, insomma, si è fatta un'attenta valutazione. Il risultato era che necessitava di un approfondimento, necessitava di essere in qualche maniera completato e pertanto all'interno degli uffici con la parte politica si continuava questo percorso. Poi è successo quello che doveva succedere. L'allora assessore Salvemini ai lavori pubblici si voleva imporre con questo provvedimento, portandolo in consiglio senza le Quale necessarie provvedimento voleva imporre? il provvedimento, quello del Consiglio Comunale, di adottare diciamo, la proposta di partenariato pubblico-privato che poi doveva essere, diciamo, la proposta del proponente. E più volte ci siamo confrontati. Perché la ENGIE ha gestito la pubblica illuminazione dal 2011 e quindi si stava andando in E proroga, si c'era andava in bisogno di fare proroga, si un veniva, nuovo. insomma, si era sempre andati in proroga, poi i commissari, come ho detto prima, hanno accettato questa proposta di partenariato pubblico-privato che poi doveva essere adottato dal Consiglio Comunale. E più volte anche con l'assessore e con gli uffici tutti assieme abbiamo fatto una votazione delle parti politiche. Però si era deciso di portarla lì in Consiglio, che è stato anche il motivo per il quale, comprendete, a un certo punto ho dovuto togliere la delega all'assessore Salvemini insieme ad altre questioni, proprio perché quel provvedimento, invece di migliorarlo, ci costringeva a 20 anni, diciamo, di sofferenza per un comune che sta in riequilibrio. Il provvedimento è andato in consiglio, lì poi la minoranza, l'allora minoranza, levarono tutti gli scudi, legalità, si sta facendo il male della città, vi ricordate, la città sarà oscurata, non ci sarà più luce, tutto quanto.
State mandando a casa un assessore, Mentre è il più punto, la importante. sua alterna il progetto alternativo qual Il era? progetto non era alternativo, per cui la proposta, uno bisogna dire sì o no, no, non è possibile. In quel momento è logico che per la pubblica amministrazione tu puoi attivare la base Consip, cioè i progetti sulla base Consip, che sono, diciamo, delle gare che il ministero fa e poi i comuni possono, diciamo, interpellare oppure affidarsi a questa attività e quindi utilizzare loro. Allora, meglio di questo non ce n'è perché è un'attività della pubblica amministrazione, sono gare che ha fatto già, diciamo, le gare del Ministero, quindi tu vai come tutti gli enti possono andare per la pubblica amministrazione, per le attività, diciamo, di condizionamento, vai lì, decidi, ti fai fare una Ma riguarda proposta. soltanto la proposta più economicamente più No, vantaggiosa, quelle sono oppure c'è anche una proposte. garanzia di servizi? No, quelle sono gare che fa il Ministero, tu poi ti avvali dei risultati di quella gara, cioè il Ministero individua la tipologia di gara, il soggetto attuatore, e tu chiedi loro, dire mi fai un'offerta per il Comune, ma è già tutto fatto dal Ministero, quindi è Quindi nella massima con la trasparenza nuova e offerta legalità, ci abbiamo sono stati chiesto dei vantaggi. l'offerta. L'offerta poi è pervenuta nel mese di agosto, poi noi a ottobre siamo andati via ed oggi il commissario, diciamo, con questa delibera del 20 maggio ha accettato la proposta di Edison, che è su base Consip e in maniera comune per 9 anni. Ma è migliorativa anche È come migliorativa servizi? perché se leggiamo la delibera c'è un risparmio di quasi 130.000 euro annui come risparmio. E poi puoi attingere un programma, si chiama Luce 4, per la manutenzione delle E per quanto riguarda le zone in espansione, reti. Ma quindi quella adesso quanto? bisogna vedere come è stata contrattata tra, diciamo, la struttura commissariale e l'azienda queste attività, però penso che la delibera che ha fatto il commissario contenga all'interno tutte queste attività. Insomma, è un risultato positivissimo perché, dico io, ha fatto luce alla fine su un'attività, devo dire, in maniera strumentale, utilizzata dalla minoranza, ma non so per quali motivi, perché lei ha detto prima, partiamo dal 2011 su questo argomento e Però a quindi non so proposito, cosa stava dietro, però noi con tutti i consiglieri, cioè, l'attuale candidato sindaco Vincenzo Di Stasio è uno che l'ha studiato bene quel provvedimento, quindi lo conosce bene, anzi, quindi per farvi capire che tutto quello che si è fatto era nell'interesse della città e della pubblica amministrazione, in un percorso di trasparenza, diciamo, al massimo per gli enti.